il progetto che è stato presentato da Italgas, vale a dire con l'applicazione della legge regionale del piano casa con un incremento dei volumi esistenti del 35%, non è conforme alla volontà politica della mia amministrazione, volontà politica che è quella che è stata votata in Consiglio Comunale il 5 dicembre del 2018, dove ha escluso in quest'area l'applicazione del piano casa, ma una riqualificazione dei volumi esistenti con un incremento soltanto del 5%, nonché servizi pubblici per il quartiere sulla base di determinati standard. Alla luce di ciò ho chiesto un parere legale a un avvocato amministrativista. Se la mia amministrazione avesse portato a termine e avesse approvato definitivamente il PUC della precedente amministrazione, il piano casa, così come è stato presentato, sarebbe stato pienamente legittimo. Viceversa, avendo la mia amministrazione regolamentato, tra l'altro il 5 dicembre, prima del 7 dicembre, quando è stato presentato questo progetto, vigeva quindi la clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 1,2 della legge regionale del piano casa. Per cui, alla luce di questo parere, chiederò al dirigente dell'ufficio urbanistica, nel pieno della sua legittimità, di approfondire questi aspetti, rispettando tutti i diritti di tutti, vale a dire i poteri del sindaco, i poteri del dirigente dell'urbanistica, che è pienamente legittimo, nonché anche i diritti della proprietà privata, perché ricordiamo tutti che si tratta di un'area privata con dei volumi esistenti, con dei grossi inquinamenti, perché lì c'è il cromo esavalente e non vi è l'accesso al Palazzo di Giustizia, che è stato costruito proprio con un accesso da via Trieste. Dal punto di vista tecnico, attualmente la pratica che punto è? La pratica ha avuto un via libera da parte della Commissione Edilizia nel mese di giugno 2019 e da quel momento in poi è passata sul tavolo della politica, in quanto deve essere fatta una convenzione urbanistica, quindi che deve passare in giunta, per stabilire le contropartite pubbliche. La volontà dell'amministrazione comunale è quella dei volumi esistenti più il 5% e servizi pubblici per il quartiere con determinati standard. Il progetto presentato non è conforme a quanto ha votato il Consiglio Comunale il 5 dicembre. Dobbiamo anche tenere presente che l'amministrazione Poggi nel 2005, quando si è fatta cedere con un atto notarile l'area gratuitamente dove è stato costruito l'ex Palazzo di Giustizia, aveva concesso su quest'area che oggi parliamo oltre 6.000 metri quadrati di edifici residenziali, e il progetto che ha presentato in questi giorni è comunque notevolmente inferiore rispetto a quello che era stato concesso nel novembre del 2005.